Quest'oggi abbiamo presentato il nostro progetto di legge frutto di un tempo, diciamo, abbastanza intenso di incontri, di confronti, di approfondimenti per rilanciare qualcosa che restituisse vitalità alla scuola. È un po' quello che è anche emerso dal dibattito molto partecipato e attivo che c'è stato da parte di un gruppo molto numeroso di persone che sono intervenute. In che cosa consiste questa nostra proposta? Consiste nel creare le condizioni affinché un alunno, entrando nella classe, abbia di fronte i suoi insegnanti e che lavori e si interfacci con tutti gli insegnanti che in quella classe entrano. Chiaramente questo richiede che gli insegnanti abbiano le competenze, perché nelle nostre classi, lo sappiamo, entrano anche gli alunni con disabilità dagli anni 70 del secolo scorso, e quindi quelle competenze che sono necessarie per lavorare con tutti gli alunni devono essere garantite a tutti coloro che entrano nella scuola in qualità di docenti. Questo significa che c'è bisogno di formazione, perché la formazione del personale docente è sicuramente uno dei requisiti essenziali. La nostra proposta di legge infatti prevede un piano pluriennale di formazione, quindi ci sarà un periodo di transizione chiaramente non dall'oggi al domani, ecco. E questo consentirà agli insegnanti che non hanno le competenze, quelle competenze che si acquisiscono con i corsi di specializzazione per il sostegno, che tutti conoscono come TFA sostanzialmente, no? Ecco, in base ovviamente alle loro competenze professionali, alla loro esperienza lavorativa, perché se abbiamo personale che ha già lavorato per un po' di anni, dobbiamo anche, come dire, far riferimento anche a questa loro professionalità. I percorsi quindi saranno strutturati coerentemente a questo. Per coloro che invece sono specializzati ma non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, questa norma prevede il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Vorrei anche aggiungere una cosa molto importante, e cioè che le ore di sostegno che vengono assegnate ad una classe, perché in quella classe è iscritto un alunno con disabilità, sono assicurate e garantite. Cioè questa forma che vede gli insegnanti possedere le competenze per lavorare con tutti gli alunni non si traduce con quello che alcuni hanno paventato, con timore, riduzione, assolutamente. Le risorse vanno garantite, questo significa che nella classe ci saranno 10, 20 le ore che sono state assegnate, che vedranno operare contemporaneamente due insegnanti in quella classe. Questo significa che cosa? Favorire la continuità educativo-didattica, significa promuovere e rendere fattiva la corresponsabilità fra gli insegnanti, significa creare una comunità all'interno della quale, la comunità della classe, gli alunni interagiscono e lavorano insieme con professionalità che sanno rispondere ai loro bisogni formativi, garantendo quindi quello che la norma prevede, cioè il successo formativo.